Dall'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione, quali sono i risultati che abbiamo raggiunto? Allora, gli obblighi sono partiti in due fasi differenti, quindi abbiamo un primo gruppo di amministrazioni che è partito prima e un secondo gruppo, fra cui le amministrazioni locali, che è partito successivamente, per cui ancora è un po' prematuro parlare di risultati, per esempio, per le amministrazioni di tipo locale, mentre invece per le amministrazioni di tipo centrale abbiamo ottenuto già dei notevoli risparmi. Abbiamo ottenuto dei risparmi per quanto riguarda i tempi di pagamento, vediamo che appunto la gestione delle fatture informatizzata e quindi la fattura elettronica che consentiva di poter percepire all'interno del proprio sistema informativo direttamente i dati, ha creato e ha snellito la fase di riconciliazione dei pagamenti e quindi ha permesso alle amministrazioni di avviare un pagamento più veloce, quindi una fase di riconciliazione più veloce. Dopodiché ci sono state anche notevoli benefici anche per quanto riguarda le organizzazioni, cioè la gestione dell'organizzazione della singola pubblica amministrazione è partita attraverso un'organizzazione su centri di costo. Attualmente invece sono state effettuate delle riorganizzazioni che hanno consentito di liberare del personale e quindi di ottimizzare tutta quanta la macchina organizzativa della pubblica amministrazione. Per le pubbliche amministrazioni locali aspettiamo di vedere che ci possano essere dei benefici probabilmente all'interno dell'anno dalla partenza, cioè sono partiti il 31 marzo, ci aspettiamo che per il 31 marzo dell'anno prossimo si possa raggiungere un risultato anche in termini di benefici. Attualmente le piccole amministrazioni che non hanno una capacità tecnologica molto elevata registrano dei lievi incrementi dei costi, un appesantimento delle procedure che sono dovute per lo più anche a una mentalità ancora fissata su delle prassi che sono ormai superate, per cui alcuni amministratori locali facevano proprie delle prassi tipo appunto la stampa di determinati documenti che adesso, nascendo in digitale, non è più necessario stampare. E quindi questo comportava un aggravio di tempo piuttosto che di costo rispetto alla conservazione, che invece è più facile. Ma invece, secondo lei, a livello europeo, come si riflette la realtà dell'implementazione della fatturazione elettronica a livello italiano? Allora, la Comunità Europea lavora per un mercato unico e integrato e chiaramente è stata emessa una direttiva che fa sì che a partire dal novembre del 2018 le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare delle fatture in formato elettronico che arrivano da altri Paesi membri. Chiaramente la partenza della pubblica amministrazione italiana con gli obblighi e quindi l'entrata a regime di questa, perché nel 2018 saremo a regime, fa sì che noi possiamo guidare e dare e portare la nostra esperienza e il nostro know-how all'interno di quelli che saranno i modelli che devono essere stabiliti per la Comunità Europea. La direttiva prevede che venga emanata un modello semantico, quindi un modello di fattura che debba essere percepito da tutte quante le pubbliche amministrazioni. L'Italia fa parte della delegazione che partecipa alla creazione di questo modello semantico e attraverso appunto le indicazioni che emergono dall'esperienza italiana stiamo riuscendo a far sì che l'esperienza da noi maturata possa essere riutilizzata in altri paesi membri che ancora non sono partiti con la fatturazione elettronica, minimizzando anche gli impatti, perché chiaramente una fattura che arriva da un altro paese se è gestita in maniera diversa, se ha un processo di gestione differente da quello di fattura PA, che è la fattura, il tracciato italiano, il modello italiano, chiaramente può comportare degli impatti di gestione nella pubblica amministrazione, quindi minimizzando i risparmi che finora si sono avuti. In questo caso noi stiamo facendo sì che il modello che verrà definito all'interno della Comunità Europea sia il modello quanto più che recepisce quello italiano, in maniera che tutti gli impatti siano totalmente minimizzati.
Quali sono le attività che Agid vede come realizzabili nel prossimo anno nei confronti del processo di digitalizzazione del Paese? Per quanto riguarda la digitalizzazione del Paese, questa passa per l'informatizzazione di più processi differenti. La fattura elettronica con la quale siamo partiti è soltanto un anello di tutto quanto, una catena molto ampia, per cui Agid promuoverà e comunque è vicina alle amministrazioni e fornisce un supporto, un'assistenza e così sempre condividendo anche con tutto il mondo degli operatori economici quello che è l'informatizzazione di tutto il ciclo, la digitalizzazione di tutto il ciclo che va dall'ordine fino alla riconciliazione del pagamento, passando appunto anche per la fatturazione. E questo perché riteniamo che i maggiori benefici vengano ottenuti dall'integrazione totale di tutti quanti i processi. È chiaro che un'amministrazione che ha tutti i processi integrati può avere una maggiore visione, quindi può avere tutti quanti i dati che interessano nella maniera più veloce e quindi avere dei risparmi che sono notevoli in questo senso. Le sembra un obiettivo utopico da raggiungere entro il 2020? Non è utopico perché sennò il mio lavoro non servirebbe a nulla, nel senso che chiaramente l'Agenzia per l'Italia Digitale serve, è lo strumento del governo, è lo strumento governativo per mettere in atto tutto quello che è l'agenda digitale europea. L'agenda digitale europea deriva l'agenda digitale italiana, dal quale appunto noi ci occupiamo del coordinamento dei progetti di questa, deriva, è un'emanazione di quella europea. Quindi è chiaro che noi lavoriamo attraverso vari progetti, il progetto appunto della fatturazione elettronica è uno, ma ci sono pure lo SPID che sarebbe l'identificativo unico, ci sono appunto la NPR, l'anagrafe nazionale della popolazione residente, il fascicolo sanitario, insomma si sta cercando di lavorare per un'amministrazione che sia totalmente informatizzata. Chiaramente i nostri obiettivi sono a breve, nel senso noi stiamo facendo parte di quello che è un percorso di informatizzazione che è irreversibile, sarebbe come parlare adesso a utilizzare nuovamente la carrozza con i cavalli, non è possibile, esistono le macchine, bisogna utilizzare le macchine. Allo stesso modo noi siamo all'interno di un processo che è veloce, accelerato e che è irreversibile, quindi chiaramente la pubblica amministrazione che ha risposto bene a questo banco di prova che è la fatturazione elettronica risponderà altrettanto bene anche negli altri campi in cui il processo dovrà essere informatizzato. L'Agenzia per l'Italia Digitale è emanazione delle direttive governative, da questo punto di vista è la nostra mission quella di chiaramente attuare quelli che sono i singoli elementi, i singoli progetti dell'agenda digitale italiana attraverso l'innovazione, creare lavoro, creare un mercato unico, creare un mercato integrato e un'Europa più informatizzata.